E buongiorno amici, buongiorno a tutti, ancora una volta insieme con Caffè Latte con Perla. In questo splendido martedì 29 marzo, questo mese sta volgendo al termine, ma ci aspetta aprile. Dicono aprile dolce dormire, sicuramente è vero, infatti a me già da un po' di tempo, diciamo che ho più sonno del solito, io sto anticipando l'aprile dolce dormire, ma poi anche il cambiamento del tempo, adesso abbiamo avuto il cambiamento dell'ora, abbiamo spostato le lancette un'ora avanti, insomma c'è tutto questo cambiamento, il cambiamento della natura, insomma, il cambiamento di stagione è così, no? Porta un po' di, diciamo, un qualcosa che cambia a tutti noi. E allora i santi di oggi sono Simplicio, Costantino e Firmino. Tanti auguri a chi si chiama così e tanti auguri a chi fa il compleanno oggi, cioè che è nato il 29 marzo. Oggi, come vedete, abbiamo altri tre segni: Cancro, Leone e Vergine. Quindi oggi vedremo come andrà l'amore, come andranno l'amore e il lavoro per quanto riguarda questi tre segni, praticamente da oggi 29 marzo fino al 3 aprile. Quindi fino fino al 4 aprile. Benissimo, io direi che possiamo cominciare. Vengo da voi. Abbassiamo, che è un po' fortino. Deve essere, se no non mi sentite. E allora, cari ragazzi, come va? Io ringrazio veramente tutti quelli che mi seguono, che hanno la pazienza tutte le mattine di ascoltarmi. Io spero in qualche modo di tenervi compagnia in allegria per quel più che possono, di farvi passare qualche minuto lietamente. Ok, allora, naturalmente dico a tutti che le stese possono sempre non corrispondere, ma che c'è sempre un messaggio per voi, c'è sempre un messaggio. Allora, io parto dal Cancro, ok? Poi faremo il Leone e la Vergine. Allora, vediamo un attimino per voi del Cancro la carta iniziale della Luna, che dice: mostrati al mondo come veramente sei. Quindi fatti vedere davanti al mondo come veramente sei, come tu sei veramente. Ok. Benissimo, adesso vediamo con i tarocchi come sarà l'amore per voi. Vediamo come sarà l'amore per voi del Cancro questa settimana, da oggi 29 marzo fino al 4 di aprile. Vediamo un pochettino. Sta facendo queste splendide giornate in questo periodo, però c'è sempre quel venticello, insomma, un po' l'aria fredda, non è propriamente bellissimo. Poi dicono che sta per arrivare la pioggia, almeno qui al nord da noi dovrebbe arrivare la pioggia domani o dopodomani. Speriamo che arrivi, perché i laghi, i fiumi sono tutti in secco, in secca, dalle nostre parti. Ok, vediamo. Anche i campi, insomma, hanno bisogno di acqua. Le piante hanno bisogno d'acqua, effettivamente, perché è tantissimo che non piove. Benissimo, vediamo un po'. Amore, amore per voi del Cancro in questa settimana. Andiamo la penultima di qua, vediamo, cominciamo a vedere queste prime carte. Quindi vediamo l'amore, Fante di Spade, Due di Spade, tutte carte spade, Asso di Coppe al centro, 10 di Coppe, Sette di Bastoni. Allora, pare che in questo momento vi sentiate un po'
sul chi va là, nel senso che è come se ci foste siete bloccati in questo periodo, proprio bloccati, vi sentite un po' stanche, un po' stressate, un po', siete un po' sulla difensiva, un po' così, è come se stesse resistendo a un qualcosa, siete un po' indecise su un qualcosa. Quindi se qui parliamo dell'amore, siete indecise su qualcuno, sulla persona che occupa i vostri pensieri. Queste carte, l'asso di coppe e il 10, indicano un'armonia in amore, una certa felicità, un certo appagamento per quanto riguarda l'amore, felicità in amore. Però queste altre carte smentiscono questa felicità, perché c'è questo blocco del 2 di spade, questa indecisione, e questo fante di spade che indica che comunque in questo periodo avete le barriere molto alte e vi sentite sulla difensiva. Quindi mi viene da pensare che per quelli di voi che aspettano un ritorno, probabilmente ultimamente questa persona non si è fatta sentire e voi non avete notizie. C'è questo desiderio per voi del Cancro che questa persona ritorni da voi, ma la persona non vi dà notizie che torna, che vuol tornare, per cui voi siete sulla difensiva, non ci credete che questa persona torni, anche se ne avete il desiderio. Vediamo qualche altra cosa su questa faccenda di questa persona. Voi la pensate ancora, però le notizie che vi arrivano o la sensazione che avete, anche perché noi a volte sentiamo le cose, non vi fa pensare bene su questa persona, che possiate di nuovo riabbracciare questa persona. Eccolo qua, l'abbiamo chiamato, è questo re di spade qua. Vediamo qualche altra carta, però abbiamo anche qua il questa bella carta di coppe anche. Vediamo, allora, intanto vediamo questo re di spade, le metto qua, qua c'è l'amore, comunque l'amore tra fiamme gemelle, però vediamo, perché il re di spade è uno che anche lui ha le barriere molto alte, una persona molto logica, molto razionale. Vediamo intanto se vi corrisponde il segno zodiacale. Potrebbe essere un segno d'aria, quindi bilancia, acquario, gemello, avere l'ascendente in bilancia, acquario, gemelli. Il re di spade è una persona, come dicevo, molto logica e molto razionale, che non si fa scoprire, che tiene il punto. Quindi se vi siete lasciati anche da un po' di tempo, questa persona effettivamente potrebbe ancora tenere il punto, non avere nessuna intenzione di tornare da voi, anche se qua parliamo di amore tra fiamme gemelle, ma abbiamo detto tante volte che l'amore tra fiamme gemelle è quell'amore che è un po', come si può dire, un po' burrascoso, ci si lascia e ci si prende, la relazione è un po' così, un po' ci sono molti alti e bassi, diciamo, però sono amori che possono durare tutta la vita. È un po' l'inferno e il paradiso ad ogni cuore, questo tipo di relazione, no? Vediamo qualche altra carta su questa persona, vediamo se effettivamente potrebbe entro questa settimana, al massimo 10 giorni di cui stiamo valutando, farsi vivo con voi. Allora, abbiamo le stelle in una carta di speranza e di guarigione. E poi c'è questa donna. Allora, mi viene da pensare che forse la persona di cui voi aspettate il ritorno, voi del Cancro, può darsi che stia frequentando qualche altra donna. Non che ne sia innamorato o innamorata, se siete uomini, ma diciamo che ne è affascinato, che la sta frequentando. Quindi in questo momento magari non pensa a voi e sicuramente in questi 10 giorni non torna. Mi viene in mente questa donna, che potrebbe essere la sua ex, una rivale, una donna che sta frequentando, una collega di lavoro, però come se in questo momento fosse stato acceso da questa persona. Ovviamente cucitelo su di voi, come mi dicono queste cose le carte.
Vediamo per chi vuole single invece, se arriva qualcosa. Non ancora. Allora, in questo momento siete concentrati forse su altre cose, magari il lavoro, se state cercando lavoro. C'è questa incertezza, un chiaroscuro, un qualcosa che non sapete, un po' di disillusione. Diciamo che anche voi non siete proprio ben disposti in questo momento verso una nuova relazione. Siete singole, per adesso volete rimanerci almeno per questi 10 giorni, anche perché siete presi da altre cose e in questo momento non ci sono nuovi uomini all'orizzonte, proprio per niente. Forse anche per quello siete un po' un po' così, state un po' per i fatti vostri, insomma. Non cercate neanche, ecco, non cercate neanche. È un periodo così. Benissimo, sempre per quanto riguarda una settimana, 10 giorni, poi voi lo sapete che il destino cambia di ora in ora, non di giorno in giorno. Vediamo il lavoro per voi del Cancro. Vediamo il lavoro per voi del Cancro. Lavoro, se c'è qualcosa per voi del Cancro, che state aspettando il lavoro, per chi di voi sta cercando lavoro. 3 carte anche per voi. Vediamo se arriva questo lavoro al massimo nei prossimi 10 giorni, una settimana, 10 giorni. Il cavaliere di coppe è una bella carta. Abbiamo anche il fante di bastoni e la regina di spade. Allora, secondo me il lavoro arriva, perché il cavaliere di coppe è una carta innanzitutto che indica un qualcosa di bello, delle buone notizie che arrivano. Questo fante dice che sono delle buone notizie inattese, quindi sono delle notizie che voi non vi aspettate, non vi aspettavate più. Però è possibile che in questi 10 giorni chi di voi sta cercando lavoro abbia veramente, gli arrivino delle proposte veramente interessanti, che saranno fatte, gli saranno fatte da una donna che può essere la vostra futura datrice di lavoro oppure il capo del personale. Una donna molto tosta, quindi cercate di, diciamo, una donna un po' selettiva, un po' particolare, quindi state un po' attenti quando fate questi colloqui con questa persona a quello che dite, perché è una molto tosta, molto logica, molto razionale, per cui si attiene a quello che voi sapete fare, a come parlate, e comportarvi in un certo modo con questa persona, sapendo di avere questa specie di generale Rottermeier davanti a voi, può farvi preparare al meglio per questo colloquio. Quindi preparatevi più che bene e vestitevi proprio bene, belli formali, bene bene. Cercate di dare la migliore impressione che potete, perché questa è una tipa tosta, questa, soprattutto se è una selettrice del personale più che la vostra datrice di lavoro. Occhio. Bene, io credo di aver finito e niente, spero che effettivamente, come dicono le carte, questo lavoro arrivi in breve tempo, perché secondo me arriva in breve tempo il lavoro, la proposta di lavoro. Poi fatemi sapere. Andiamo avanti con gli amici del Leone. Leoni, leoncine o leoncine, vediamo prima per quanto riguarda l'amore. Niente è ancora stato stabilito. Vedete cosa vi dice questa carta della luna? Che niente è ancora stato stabilito. Bene, bene, vediamo che cosa vuol dire. Niente è ancora stato stabilito. Niente è ancora sicuro, per così dire. Vediamo. Per quanto riguarda l'amore, per voi del Leone, se arriva qualcosa, per voi single.
Vediamo per quanto riguarda l'amore per voi del Leone. Cavaliere di coppe, papessa, 4 di spade, la giustizia, il 2. Allora, in questo momento voi siete un po' diciamo sottotono, c'è questa carta del 2 di denari che indica una decisione da prendere, un blocco. Questa carta della giustizia che assieme a questo 4 di spade indica una certa rigidità vostra nei confronti, diciamo, del vostro avvenire in generale. Siete un po' sfiduciati, un po' sottotono, forse un po' anche depressi, perché pensate che questo nuovo amore non arrivi e questa giustizia non ci sia. Cioè la giustizia intesa come finalmente delle notizie buone per voi. E quindi siete un po', diciamo, sfiduciate, sottotono, pensate che non arriverà più in amore nessuno per voi. Ma queste due carte, questa della papessa e questa del cavaliere di coppe, invece la dice diversamente. Queste carte dicono che in realtà una proposta amorosa per voi ci sarà, che sarà una cosa molto piacevole e che potrebbe essere anche un colpo di fulmine. Quindi voi potreste incontrare questa persona, parliamo sempre da una settimana a 10 giorni, e rimanere folgorati da questa persona. Quindi queste possibilità d'amore ci sono. Questa persona potrebbe essere una persona con cui magari voi, non è detto che sia una persona che conoscerete, che non conoscete già, potrebbe essere una persona che già avete conosciuto in passato, che magari si ripresenta nella vostra vita dopo tanto tempo, ma non una persona con cui avete già avuto una relazione, cioè un ritorno, no, una persona nuova che però avete conosciuto magari tanto tempo fa, potrebbe essere anche un compagno d'infanzia di tanto tempo fa, che improvviso rincontrate e magari da un quanto tempo che non ci vediamo, come stai, può anche rinascere qualcosa. Il che non è detto, perché magari anche, cioè magari voi avete già dei figli, una famiglia alle spalle, anche lui, però tante volte si rincontra queste persone del passato, ci si parla, ci si rivede e magari scoppia la scintilla, no? Può essere. Questo per quanto riguarda voi single. Vediamo per chi invece aspetta il ritorno di voi, perché aspetta un ritorno. Andiamo per il ritorno. Allora, diciamo che in questi 10 giorni la persona non torna, anche se, vabbè, c'è questo 10 di coppe che indica una certa armonia, una certa felicità, anche questo, questa carta del 10 di denari, del 9 di denari, di, diciamo, di una certa armonia che state passando. Però c'è questa, diciamo, un'armonia in generale familiare, parliamo di un'armonia familiare in generale, però c'è questo 5 di bastoni e questo cavaliere di bastoni, i bastoni è la carta del conflitto, anche il cavaliere è la carta di una certa immaturità, di una certa arroganza, di una certa impulsività, e poi c'è questo diavolo. Ora, io credo che ancora gli animi siano molto, come possiamo dire, bellicosi, sia da parte vostra che da parte di questa persona, che sicuramente per adesso non torna, perché è ancora molto inquieta con voi, diciamo arrabbiata proprio. Questo è denotato anche dalla sua immaturità, forse, perché anche se ha una certa età è una persona piuttosto immatura.
per cui è ancora molto proprio arrabbiato con voi. E voi dal canto vostro, che avvertite questa sua ritrosità nei vostri confronti, anche voi siete abbastanza inquiete nei confronti di questa persona. Quasi vi sentite in conflitto, in competizione con questa persona. E questa carta del diavolo indica appunto una certa ossessione amorosa che avete l'uno per l'altra, e che non porta a niente di buono, perché da una parte c'è questo desiderio d'amore e dall'altra questo sentirsi in conflitto e non riuscire a venirsi incontro. Almeno per quanto riguarda i prossimi 10 giorni non c'è ombra di dubbio che c'è poco da fare per voi del leone. Poi ovviamente le cose potranno cambiare, magari fra 10 giorni ci saranno delle carte positive, ma per adesso no. C'è proprio molta fatica verso questa persona, quindi ancora no, ancora no. Benissimo, vediamo il lavoro per voi del leone. Vediamo il lavoro per voi del leone. Vediamo il leone, se troveranno lavoro quelli che del leone sono senza. Magari stanno cercando da mesi e non trovano niente. Si arriva il lavoro per voi del leone. Sei di bastoni. Le carte di bastoni. E abbiamo anche questo 9 di coppe. Non sono brutte queste carte. Diciamo che indicano che siete vicino all'obiettivo di trovare questo lavoro. Effettivamente troverete il lavoro, e sarà anche un qualcosa che non vi aspettate. Cioè, questo lavoro arriverà, no? In questi 10 giorni. Inaspettatamente, proprio nel momento in cui voi completamente più ci credete. E sarà un grande successo proprio. È come se, diciamo, voi doveste ricevere il riconoscimento di tutta la fatica che avete fatto per cercare questo lavoro, perché sarà veramente un buon ingaggio, un buon lavoro per voi che lo state cercando. Un'occasione irripetibile, oserei dire. Una buona opportunità che vi porterà effettivamente tanta soddisfazione, no? Proprio una grande gioia. E invece chi ha già un lavoro e aspetta dei riconoscimenti, magari un aumento di stipendio, questo ci sarà, forse anche una promozione, oppure vi arriveranno dei soldini, potrebbero anche arrivare dei soldi. Queste carte sono molto positive per quanto riguarda il lavoro, ok? Sia per chi cerca che per chi lo ha già, ok? Complimenti a voi del leone. Benissimo, saluto gli amici del leone e passiamo a quelli che hanno scelto, cioè non quelli che hanno scelto, quelli della Vergine. Vediamo la carta introduttiva. È tempo di abbandonare la negatività, quindi purificatevi, mondatevi da tutta la negatività che avete addosso, perché è il tempo di abbandonare questo status quo, via la negatività. Attraete il bene, attraete il bene. Vediamo l'amore per voi della Vergine, sempre da oggi fino al 4 aprile. Vediamo se arriva qualcuno per voi. L'amore per voi della Vergine. Le prime 5 carte.
asso di coppe, 3 di denari, 8 di bastoni, diamanti, 8 di coppe. Allora, parliamo dei single. Allora, per molti di voi single è da poco finita una situazione amorosa che vi ha portato tanto dolore. Per alcuni di voi, o per molti di voi, è da poco tempo che avete chiuso una relazione che non andava più e doveva essere chiusa. E quindi siete in quella fase in cui volete allontanarvi dal dolore, no? Forse per quello uscita questa carta di abbandonare la negatività. Però vi dico che per voi si prospetta veramente un buon periodo per quanto riguarda l'amore, in questi 10 giorni e anche oltre, perché è uscita la carta dell'amore che arriva, questa carta dei diamanti, quindi un nuovo amore, che arriva molto velocemente, ce lo dice questo 8 di bastoni. E poi anche questo asso di coppe, che indica appunto questo nuovo amore, come se finalmente avesse un riconoscimento dal destino per questo amore finito male, con un nuovo amore molto più bello di quello, che vi potrà portare veramente tanta felicità. Quindi per voi il nuovo amore c'è. Quindi in questi 10 giorni conoscerete qualcuno, oppure se state già uscendo con qualcuno, questo amore diventerà veramente importante, si tradurrà in qualcosa di importante. Questo per quanto riguarda quelli di voi che aspettano un nuovo amore. Le carte sono positive. Vediamo chi aspetta un ritorno. Sempre per voi della Vergine. Mischiarle bene bene così. Allora, altre 5 carte, vediamo per chi. Aspetta un ritorno di voi, della Vergine. Due di bastoni. Sette di spade. Diavolo. La papessa. Allora, voi siete molto presi da questa persona, che la situazione adesso è in blocco con questa persona, è bloccata, è già da parecchio tempo che questa persona voi non la vedete, ed è una relazione finita, però voi ancora lo pensate, più che altro siete ossessionati da questa persona. Forse già sapete che non c'è più possibilità che questa persona ritorni da voi, però ancora ce l'avete nella testa, ancora la pensate, volete che torni da voi. Diciamo che non vorrete arrendervi all'evidenza, però dentro di voi già sta nascendo questo desiderio di allontanarvi da questa situazione amorosa che non vi porta a niente, perché probabilmente questa persona non ritornerà, e c'è questa voglia dentro di voi inconscia di andare verso il nuovo, di cambiare la vostra vita, dare un taglio al passato e ricominciare tutto da capo. Ce lo dice appunto questa carta del mondo, questa voglia di andare verso qualcosa di nuovo, quindi di chiudere e di ricominciare da capo. E ce lo dice anche questa carta della papessa, che è una carta di saggezza, di voglia di fare cose belle, cose nuove, che magari probabilmente vi aspetta anche un nuovo amore, un qualcosa di nuovo, di bello per voi, di ancora più interessante di questa persona che vi ha fatto tanto soffrire e che vi ossessiona. E questa carta della papessa vi dice anche che dovete, diciamo, lasciare alle spalle questa persona e andare verso il nuovo, ritornare di nuovo verso un altro tipo di condizione, più gioiosa, più felice, magari di ritrovare voi stesso o voi stesse e di andare verso il nuovo, verso una nuova persona che può sicuramente rendere più felice di questa persona che vi ha
proprio reso infelici, ecco, infelici, che poi l'ossessione è anche infelicità. Quindi le carte vi consigliano di abbandonare il pensiero di questa persona, ecco perché dice anche di abbandonare la negatività, che vi conviene, perché magari presto incontrerete una persona nuova che vi ripagherà della sofferenza che avete avuto con questa persona qua. Cucitelo su di voi. Vediamo per il lavoro, per quelli che cercano un lavoro, della Vergine, vediamo se arriva il lavoro. Vediamo se arriva il lavoro. Vediamo il lavoro. Vediamo tre carte. Vediamo se questo lavoro c'è per voi, che avete scelto, che siete della Vergine. Dico sempre scelto perché ogni volta ho le varianti. Sì, che arriva il lavoro, sì. Allora, arriva in maniera anche un po' bella veloce. Vi sentite fieri come questo cavaliere di spade. Non conoscete ostacoli, avete mandato 200.000 curriculum perché non vedete l'ora che arrivi il lavoro. Il lavoro arriverà, i vostri sforzi verranno premiati, perché questa carta qua dell'asse di denari indica un lavoro nuovo e un guadagno. E questo 3 di bastoni indica l'attesa e gli inizi di qualcosa di nuovo, di una nuova carriera. Quindi il lavoro per voi arriva. Mentre per chi aspetta una promozione ci sarà anche la promozione. E per chi aspetta dei soldini, questi soldini potrebbero arrivare. Quindi andate sul vostro destino, verso questo vostro nuovo destino, perché arriveranno per voi della Vergine delle bellissime prospettive per quanto riguarda il lavoro. Entro questa settimana, 10 giorni, fino al 4 aprile. Ok? Belle carte. Benissimo, io saluto anche voi della Vergine. Se vi è piaciuto l'interattivo, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per sostenerlo. E noi ci troviamo sempre domattina, come tutte le mattine, con Caffè Latte con Perla. Ciao!